Anzi, addirittura sei giocatori messi in barriera da Guarnone. L'arbitro Davide Miele di Torino fischia, parte Dinolfo e il Perugia si porta in vantaggio. Dinolfo su punizione, probabilmente toccata dalla barriera, tanto che la deviazione ha mandato in confusione il portiere Guarnone, che non ci è arrivato, e a sorpresa è il Perugia che passa in vantaggio al Vismara. Grandissima conclusione di Dinolfo, tiro secco sul palo del portiere, palla che è passata in mezzo alla barriera, non l'ha vista partire, non è riuscito nell'intervento, però errore sicuramente di Guarnone, che poteva cercare la respinta col pugno. Il terzo gol in 7 gare con la Primavera per Francesco Dinolfo. La Fiorentina agli Umbri, adesso Polidori alza questo pallonetto in avanti verso Vicaroni, attenzione perché il Milan sbaglia, conclusione dalla distanza e pallone che termina alto sopra la traversa, ci ha provato Garofalo, è pronto a scodellare in mezzo il pallone con il mancino, c'è anche l'opzione Zucchetti a sinistra, Modic palla piuttosto tesa, colpo di testa da parte di Cutrone che però spedisce il pallone direttamente sul fondo, guido da Garofalo che ripiega in fase difensiva, ma Zosmanovic lo salta, cerca di affondare il limite corto dell'area di rigore, conclusione al volo di Amadi con l'interno destro, ce ne sono quattro lì pronti a saltare per il Perugia, colpo di testa di Vicaroni che ha tagliato verso il primo palo, Di Bellodi rimane a terra, un giocatore del Perugia, si tratta di Vicaroni, ci prova Amadi che tocca per Zanellato, da Zanellato verso Zucchetti, Zucchetti prova il destro a giro, attento Santo Padre. Stretti non permettono il filtrante, l'unica palla che concedono è quella sull'esterno. Torrasi, conclusione, Santo Padre si accartoccia a terra vicino al dischetto, vediamo se Modic sceglierà la battuta direttamente in porta oppure si andrà a cercare un compagno, fischio arbitrale, arretrano i due giocatori del Milan che erano in fuorigioco, va Modic verso la porta, Santo Padre interviene, tentativo di tap-in da parte di Altare. È pronto Torrasi per l'esecuzione, il cross di Modic, colpo di testa, c'è Sajou che può calciare, Santo Padre interviene e poi il tap-in vincente di Zanellato, il gol del pareggio del Milan, lo firma Zanellato, 1-1, il pari rossonero arriva al 18° minuto del secondo tempo, dopo tanti sforzi arriva il gol del pareggio. Grandissima zampata di Zanellato, ancora una volta si è inserito con il tempo giusto. Milan che ha fatto valere la propria fisicità, la fisicità di Shadu e di Zanellato in questo caso, che è stato bravo ad anticipare il diretto avversario e a trovare la rete del pareggio. Il quarto gol stagionale per Nicolò Zanellato, classe 1998, aveva già segnato al Perugia, anche Zanellato lo cerca in area di rigore, Cutrone arriva sul pallone insieme a due giocatori avversari, finisce a terra ed è calcio di rigore a favore del Milan, calcio di rigore per il Milan, il contatto su Cutrone giudicato falloso, c'è anche un cartellino giallo per l'autore del fallo, penalty a favore dei rossoneri. Grandissima palla di Zanellato che è andato a servire sul taglio Cutrone, che si era mosso bene prima alle spalle del difensore per poi tagliargli dietro, in questo caso viene trattenuto, rigore giusto che ci può stare. Il fischio arbitrale, 21° minuto del secondo tempo, va Modic con il mancino, il pallone in rete, il Milan completa la sua rimonta, 2-1 per i rossoneri con il rigore trasformato da Modic. Battuta perfetta di Modic, forte, angolata, ad incrociare, esecuzione perfetta da parte del giocatore rossonero. È cambiata molto in fretta la gara del Vismara, rivediamo l'esecuzione di Modic, bassa nell'angolino, il gol che permette per la prima volta al Milan quest'oggi di mettere il naso avanti. Mikhail Modic, bosniaco, classe 1998, questo è il suo quarto gol stagionale, proverà ad andare diretto in porta il numero 10 del Perugia, va a Dinolfo, è un pallone tagliato che Guarnone riesce a controllare in maniera ottima, il tempo di uscita è anticipato il difensore perugino. Modic prova un cambio di passo in mezzo, poi allarga per Zucchetti che ha spazio per avanzare, va a chiudere Patrignani, cross per Cutrone, Cutrone, 3-1 Milan, il gol di Cutrone al volo su cross di Zucchetti, altra manovra che si sviluppa in modo molto rapido per i rossoneri e questa volta a finalizzare è Patrick Cutrone. Grandissima la palla di Zucchetti che con un cross tagliato ha girato la difesa del Perugia, movimento perfetto di Cutrone che è andato sul lato cieco dell'avversario,
l'avversario lo ha perso e con un grandissimo piatto interno ha battuto il portiere. Il 13° gol stagionale nel campionato primavera per Patrick Cotrone, che si avvicina ai 14 segnati l'anno scorso. Aveva segnato anche all'andata e aveva segnato anche la settimana scorsa con il Brescia, seconda rete consecutiva quindi per l'attaccante classe 98. Un tocco di Torrasi, ha provato un'esecuzione al volo senza trovare il bersaglio, ma cambia poco perché la partita finisce qui. Il Milan batte 3-1 in rimonta il Perugia, una rimonta cominciata con il gol di Zanellato, proseguita con il rigore di Modice, terminata con la rete di Cutrone. Non basta al Perugia il gol di Dinolfo. Milan che in classifica sale a quota 36 punti, scavalcando momentaneamente il Verona.